Nel recupero della 25esima giornata il Pineto vince per 1-0 contro il Cinzia Albalonga. Dopo che il match è riavviato al 38esimo del primo tempo, nella ripresa Minincleri dal dischetto sblocca la contesa. Prossima sfida sempre in casa domenica 12 marzo contro il Notaresco. La sfida riprende con alcuni cambi rispetto alla precedente partita. Losicco e Domizzi dal primo per gli abruzzesi, Vilardi, Secli e Falasca per i castellani. Nel secondo tempo il match non vede sussulti con le due compagini che devono nuovamente studiarsi. Al 61esimo episodio Damio Viola, Traini penetra in aria e viene fermato per Mazzerdi, Conegliano tutto regolare, i biancazzurri alzano i giri del motore, Minincleri azione insistita dal limite di poco alto. 5 minuti dopo insiste il Pineto, Vilardi a terra, Foglia, calcio di rigore giallo per l'estremo castellano. Dal dischetto capitan Minincleri, freddo, piega le mani al portiere laziale che intuisce ma non può far nulla. Nel finale la partita scivola via tra qualche polemica e qualche marasma con il Pineto che guadagna 3 punti pesantissimi e vola a più 9 sulla Vigor Senigallia. Beh, è un passo importante, non direi decisivo, perché ancora mancano 8 partite, 8 finali, quindi siamo soddisfatti di questo risultato che ci permette di allungare in classifica, di portare l'Albalonga, che è una squadra costruita per vincere, a 15 punti, quindi questo è un risultato importantissimo. Loro cercavano la vittoria per aprire il proprio campionato, noi siamo stati solidi, abbiamo avuto un approccio molto aggressivo contro una squadra di giocatori di qualità, quindi abbiamo interpretato bene la partita e soltanto l'episodio la poteva indirizzare da una parte o un'altra. L'abbiamo trovato, quindi abbiamo portato questi 3 punti perché in un certo senso un po' ci abbiamo creduto più di loro. Sta andando bene, sta andando nel verso giusto, però non dobbiamo mai abbassare la guardia. Adesso più che mai, con la forza di questi punti, con la forza di essere tornati a più 9, dobbiamo sfruttarlo per crescere, per mantenere ancora più alta la tensione e non mollare niente. Sulla convocazione è una grande soddisfazione, è un grande orgoglio e naturalmente ho un altro obiettivo importante, però comunque rimaniamo sempre concentrati su questo campionato e su cercare di portarlo al termine prima possibile. Ma sotto l'aspetto tecnico il campo è ingiocabile, questo è un terreno ingiocabile. Quindi sotto l'aspetto tecnico è difficile controllare la palla, la palla non circola e quindi io credo che le squadre, sia noi che il Pineto, abbiamo cercato di fare quello che era possibile per provare a vincere la partita. Nervosismo è una gara importante, in un momento molto importante del campionato, quindi ci sta, è tutto nei limiti di quella che poi è una partita di calcio. Fortunatamente non siamo andati oltre né noi né loro. Ci sta, ci sta. Ci tenevamo sia noi che loro, quindi